zitta, arriviamo, arriviamo. Ora basta, silenzio. La nonna. Sara, i compiti, adesso. Wa alaikum salam, Sara. Questo caldo. Armani? Armani Giulio? No? No. Sara, io penso di essere arrivata dal futuro. Ah, d'accordo. Fatma? Abdallah? La nonna. Troppo sole. Non preoccuparti, ti riportiamo a casa. Thank you.
giorno d'oggi è 100 volte più numerosa di quando è nato mio padre. Più persone significa più cibo, più cibo significa più terreno e anche più acqua e più energia per produrre il cibo. E vale per tutto il pianeta. Abbiamo tutti bisogno di mangiare. Se non stiamo attenti esauriremo tutte le risorse. In passato c'erano meno persone, ma avevano meno possibilità. Come facevano? Ho registrato che ci può dire qualcosa. Nonna, ci racconti com'era una volta? Coraggio, nonna, coraggio! Un tempo noi conoscevamo ogni centimetro di questa terra, perché era la terra sulla quale camminavamo ogni giorno. Abbiamo imparato a convivere con la scarsità di acqua, sotto il sole cocente del deserto. Per riuscire a fare questo dovevamo ingegnarci e dovevamo collaborare l'uno con l'altro. Oggi abbiamo la tecnologia, certo, ma anche così nessuno riesce a sopravvivere da solo. Questo non dobbiamo mai dimenticare. Grazie, nonna. Possiamo imparare così tanto dal passato. La nonna sta cucinando. Con una pentola sfama tutta la famiglia. Com'è facile oggi? Ma da dove proviene tutta quest'acqua? Nei paesi come l'Italia cade semplicemente dal cielo. Cadono quasi 1000 millimetri di pioggia all'anno a Milano. Invece qui negli Emirati non piove quasi mai. E come altri paesi usiamo energia per desalinizzare l'acqua marina. Troppa energia in effetti, perciò ricerchiamo fonti alternative. Shangzhuang è una delle maggiori centrali solari al mondo con una capacità di 100 megawatt, abbastanza energia per realizzare tutta l'Expo. Mamma? Ciao Sara, sono contenta di vederti. Mi aiuti a dimostrare a tutti quanti le nuove risorse energetiche che pianifichiamo di usare in futuro. Queste alghe crescono nel deserto e necessitano di pochissima acqua. Adorano il calore e riescono a immagazzinare l'energia del sole. Il nostro compito è trasformare quell'energia in combustibile da utilizzarsi in 1000 modi diversi. Un altro vantaggio offerto dalle alghe del deserto è che non tolgono spazio al prezioso terreno coltivabile. Questo terreno è talmente scarso che gli scienziati stanno mappando il territorio degli Emirati per trovare la migliore soluzione per nutrire tutti in futuro. Condividere queste informazioni può cambiare la vita di molte persone in tutto il mondo che devono affrontare le nostre stesse sfide. Grazie, mamma. Fantastico, abbiamo quasi finito. È vero, ci sono tante soluzioni, ma la tecnologia non è tutto. È cambiando il cuore delle persone che si contribuisce a nutrire il pianeta. Ora ripassiamo quello che abbiamo imparato.